Ed eccole qui le nostre 16 candidate al titolo di Miss Festa della Sfiga. Pronte ragazze? Potete rientrare in camerino, perché adesso vi comincio a chiamare, perché le chiameremo una alla volta, le presenteremo una ad una. Pronte per presentarsi a voi pubblico e ovviamente alla giuria, per conoscere meglio quelle che sono le loro passioni, il loro interesse. Sono prontissime, iniziamo dal numero uno, io salgo quassù perché poi lasciamo la scalinata, questa bellissima scalinata alle nostre concorrenti. Iniziamo dalla concorrente numero uno, prego. Buonasera a te, vai. Buonasera, mi chiamo Alessia, ho 18 anni e vengo da Borgovento. Frequento il liceo delle scienze umane e l'anno prossimo frequenterò l'Accademia di Moda, perché amo la moda in tutte le sue forme e soprattutto l'arte. Quest'anno mi diplomerò a ballerina professionista e inoltre ho conseguito a prendere il brevetto di assistente bagnante per insieme all'unità cinofila. Molto bene, vai, concorrente numero uno. Io cito più volte il nome e il numero delle ragazze perché è l'unico modo, ed è anche il modo più efficace per riconoscere i nostri concorrenti, quindi il numero resta sempre un qualcosa di molto molto pratico ed efficace. Lorena, la numero 2. Buonasera a tutti, sono Lorena, ho 20 anni e vengo da Limane, provincia di Belluno. Sono una ragazza solare e sensibile e nella vita ho sempre cercato di inseguire i miei obiettivi. Infatti stasera sono qui perché ho il mio sogno da modella che voglio continuare. Molto bene, vai, concorrente numero 2, Lorena! E dopo la numero 2 arriva la concorrente numero 3. Buonasera, vai. Sono Valentina Alessio, ho 22 anni, vengo dalla provincia di Venezia. Come lavoro in una fabbrica calzaturificio. Molto bene, vai. Valentina, numero 3. Grazie Valentina, andiamo con la prossima, numero 4. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Vanessa Di Bello, ho 18 anni, vengo da Monselice in provincia di Padova, frequento il liceo classico e mi piace molto il mondo della moda. Molto bene.
Andiamo con la prossima, la concorrente numero 5. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti, sono Maria Vittoria, ho 28 anni, vengo da Trivano, in provincia di Padova. Nella vita lavoro come disegnatore tecnico e progettista, amo passeggiare in montagna e fare ferrate. Molto bene. Ciao a tutti, sono Elisabetta, ho 17 anni, vengo da Padova, studio al liceo delle scienze umane e come passione ho la danza e vorrei diventare una psicologa. Molto bene, prego, Elisabetta numero 6. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Elisa Agostini. Ho 30 anni, abito a Battaglia Terme. I miei hobby sono la lettura, la scrittura e l'attività fisica. E il mio sogno, quello che prevale più di qualsiasi altro, è fare la modella. Molto bene, concorrente numero 7, Elisa. Ho 24 anni e nella vita sono un artista. Amo l'arte a 360 gradi, voglio vivere di questo, soprattutto dell'arte attoriale. Nella vita voglio vivere esperienze, emozioni ed è per questo che comunque voglio fare attrice, anche perché posso essere tutto quello che voglio, quando voglio, come voglio, anche l'impensabile, e io voglio l'impensabile. Molto bene, vai Martina, numero 8! Anche la numero 9 che andiamo a conoscere. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Francesca, ho 25 anni, vengo da Vicenza. Nella vita sono una giovane imprenditrice e qualche anno fa mi sono appassionata a tutto ciò che è il riuso, all'ecosostenibilità e per questo ho aperto un negozio dell'usato.
sono un amante dello sport, pratico pole dance e il mio più grande amore è il canto, la musica, è tutto per me. Molto bene, grazie. Grazie Francesca, corrente numero 9. Francesca, andiamo con la prossima, che è la numero 10. Sempre fatto libero per loro. Numero 10, vai. Buonasera, sono Anastasia, ho 20 anni, sono di Malta, sono di metà ucraina e nella vita faccio l'operaia e ando a palestra. Molto bene. Numero 10, Anastasia. E andiamo con la prossima, la numero 11. Buongiorno a tutti, sono Erika, ho 21 anni, vengo da Cerovino, nella vita sono un'impiegata e una studentessa e i miei hobby sono la musica e la danza. Molto bene, vai Erika, numero 11. Conoscere la concorrente numero 12. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti, sono Matilde, ho 22 anni, sono di Padova. Studio fisica, se tutto va bene dovrei laurearmi a luglio e la mia più grande passione è lo sport di qualsiasi tipo, soprattutto gli sport estremi. Molto bene. Matilde numero 12. Benissimo, prego, Marta numero 13.
grazie anche a Marta. E andiamo con il numero 14. Chi sarà il numero 14? Puntata da dietro il tricolore, vai! Ciao a tutti, sono Nicole, ho 24 anni e vengo da Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Nella vita sono una personal trainer e sto studiando la scienza della nutrizione umana. Molto bene, prego, Nicole, numero 14. E lasciamo e Nicole lascia spazio alla prossima concorrente, che è la numero 15. Buonasera a tutti, sono Sara, ho 23 anni e vengo da Monselice, in provincia di Padova. Nella vita studio e lavoro, lavoro in ospedale a Padova e studio management dell'azienda sanitaria e mi sto per laureare. Molto bene! Sara, numero 15! La concorrente numero 16, vi ho promesso che erano 16 concorrenti ed ecco la numero 16 che si va a presentare. Buonasera. Buonasera, sono Celeste, ho 26 anni, abito a Bastia di Rovoloni, in provincia di Padova e nella vita faccio l'operaia. Le mie passioni sono la moda e la pittura. Molto bene, numero 16, Anna Celeste. Per tutte loro. Io invece adesso scendo perché voglio godermi insieme a voi la passerella di questa ex concorrente che sta arrivando con noi questa sera. L'abbiamo lasciata in camerino perché riviva quelle che sono le emozioni della persona che ha già fatto il suo percorso a Miss Italia. Ritorna in camerino con alcune ragazze che magari hanno condiviso con lei lo scorso anno lo stesso percorso, con altre invece che magari sono nuove di questa esperienza e magari una che l'ha già fatto può dare i giusti consigli. Abbiamo con noi Miss Miluna Veneto 2022, Aurora Businaro. Prego Aurora! Miss Miluna Veneto 2022, prefinalista nazionale del 2022, in questo momento farà solo una passerella, poi si accomoderà al tavolo giuria e poi magari nel corso della serata tornerà sicuramente a trovarci con lei, faremo una chiacchierata, ma adesso volevamo che facesse la sua passerella. Adesso devo rifare io la scala.
che non è la stessa cosa, non è proprio la stessa eleganza, lo stesso effetto, ma io su devo tornare e quindi torno nella mia posizione in alto e così riesco a controllare tutto quello che succede. Però prima vorrei andare a ricordare quelli che sono i nostri partner. Voglio ricordare i nostri partner, partendo innanzitutto da un saluto, l'ho fatto adesso perché ci tenevo che le ragazze facessero già la prima uscita, con il saluto della patrona Patrizia Mirigliani, che ha il piacere di salutare e partecipare con voi a questa serata. Miss Italia è una collettività di persone in cui tutti sono protagonisti, le ragazze, gli esclusivisti regionali, le aziende partner, coloro che organizzano con passione e competenza le serate, e voi, cioè il pubblico che ci segue da 84 anni con la stessa partecipazione. Cerchiamo la bellezza e il talento delle ragazze che fin da ora meritano il vostro applauso, alle Miss ma il mio particolare saluto. Poi io vorrei ringraziare subito, poi nel corso della serata andrò a leggere quelli che sono gli appunti nel dettaglio, però gli amici di Rocchetta, che tutti quanti noi conosciamo, l'acqua della salute e della bellezza, partner da molti anni di Miss Italia, Miluna Gioielli, che crea quella straordinaria corona che viene posta sul capo della vincitrice di ogni edizione di Miss Italia. Poi abbiamo Givova per quanto riguarda il settore sportivo e, come li ho ringraziati nel corso della serata, quest'anno alla grande famiglia di Miss Italia si è aggiunta gli amici di Framesi Professional Air Fashion, che in maniera impeccabile seguono nel camerino quelle che sono le acconciature, l'ultimo ritocco a tutte le concorrenti. Quindi davvero grazie, poi andremo con i ringraziamenti specifici. Perché? Perché adesso a me farebbe piacere già iniziare subito a farvi rivedere tutte le ragazze in questa uscita che per loro è particolarmente importante, perché sfileranno con il body. Cosa significa? Significa che hanno il body tutte uguali e in questo momento la giuria andrà ad emettere il voto definitivo. Quindi per loro, ripeto, un momento molto molto importante, anche emozionante, e per questo andrò a leggere io la loro scheda. Si sono presentate prima nella prima uscita, quando si sono così, hanno sfilato con l'abito loro di proprietà che hanno deciso di indossare per voi in questo primo passaggio. La giuria è prontissima, le nostre concorrenti anche, e quindi io mi metto da parte perché le protagoniste da 84 anni sono sempre e solo loro, le ragazze di Miss Italia, e quindi Alessia è la concorrente numero uno e ritorna in passerella. Prego Alessia.
chiudiamo con la concorrente numero 16, Anna Celeste. Tutte le nostre concorrenti, direi proprio di sì. Mentre si preparano per la prossima uscita, bene, siamo pronti, le ragazze sono già pronte, suddivise in gruppi di 4. Concorrenti numero 1, 2, 3, 4, quindi Alessia, Lorena, Valentina e Vanessa. Io resto sempre quassù. Mettetevi al centro, fate pure una passeggiata in passerella, sì, fate almeno una parte, metà passerella, dai. Prossime 5, 6, 7, 8, Maria Vittoria, Elisabetta, Elisa e Martina.
9, 10, 11, 12. Eccole qui, Francesca, Anastasia, Erika e Matilde. Intanto vorrei invitare il presidente di giuria a raccogliere le schede, grazie. Comunicazione di servizio dalla regia. Chiamiamo le ragazze. Oh,
bisogno di fare una cosa. Allora, sesta classificata, che sarà premiata da Erika Canteo, è la concorrente numero uno, Francesca Poletto. Comunque la numero uno sei tu, e sei sesta classificata e sei a mezzo del finale del programma di Italia. Grazie. Puoi accomodarti. Quinta classificata, Laura Legnani. La numero 9, Francesca Cozzi. Non mi dica che ti chiama Alessia, anche tu. Anche lei ha messo le finali regionali in termini di Italia. Poi abbiamo Elisabetta Busato, che andrà a premiare la quarta classificata, che è la concorrente numero 2, Lorena Pasca. Non c'è fretta, vai! Lorena, quarta classificata, ammessa alle finali regionali in termini di Italia. Prego, vada con la pasta. Questa ragazza aspetta un po'. Sono già pronte così col braccio. Molto bene, grazie. Grazie Lorena. Qui andiamo con la terza classificata. Arriva l'omaggio Ramesi. Ringraziamo Monia Spiandorello per Roma Parrucchieri, grazie per aver fatto un lavoro prezioso dietro le quinte. Terza classificata, Miss Ramesi, ammessa in finale finale interna di Miss Italia, e la concorrente numero 8, Martina Perina. Okay. Le ha consegnato l'omaggio tra mesi e grazie anche a noi. Luciano Pastorello va a premiare la seconda classificata, Miss Rocchetta Belletta, che è la numero Elisabetta Umizzolo, la numero 6, seconda classificata di Rocchetta Belletta. Eccola là, la nostra Aurora, la nostra Miss Miluna, cosa che noi diciamo sempre. Queste sono le 5 classificate che fanno le regionali, a loro se ne aggiungerà una, sono la vincitrice stasera, e altro ovviamente mille per voi. C'è la possibilità di partecipare alle selezioni, avete la possibilità di rifarvi. Non entro in merito a chi, però ci sono ragazzi tra voi che hanno partecipato alle selezioni, non hanno ottenuto il risultato che speravano, per sapere perché c'è una strana alchimia nelle frasi digitali, quindi non mollate mai. Vince il titolo di Miss Festa della Spiga la concorrente numero 12, Matilde Padura. Hey! Prego.
insieme, però non è finito qui perché il protagonista di questa serata.